Siamo ora invece con Lino Cangemi, presidente della Sudtrek. E innanzitutto vi ringraziamo per essere qua nel nostro secondo giorno dei diversi sentieri che ci ha visto su questo bellissimo palcoscenico naturale che è il Monte Limina e che siamo orgogliosi di aver tracciato. È il primo sentiero per diversamente abili della Calabria e grazie all'aiuto del comune di Giffone, grazie all'aiuto di tutti quanti, siamo riusciti a realizzare quello che è il nostro primo sogno. E abbiamo la fortuna di avere l'Aspromonte, avere la Sila, avere il Pollino, che sono tra le montagne più belle d'Italia. Noi cercheremo sempre di far vivere questi posti, far camminando a piedi, andare a trovare quegli angolini nascosti che sono di un bello assurdo, che solo camminando a piedi si possono andare a vedere. Lino, oggi avete portato qui su questa splendida montagna tantissima gente, c'è stata molta partecipazione. Sì, questo è il nostro orgoglio. Possiamo dire ad alta voce, abbiamo il presidente nazionale della federazione, la Federtrek, il dottor Piacentini, che è venuto a camminare su questo sentiero con noi. Abbiamo Sua Eccellenza il Vescovo Milito che ci ha onorato della sua presenza, ci ha arricchito con la sua presenza. E abbiamo tutte le istituzioni, che per un evento del genere penso sia importante essere tutti uniti e compatti. Siamo con il dottor Piacentini della Federtrek. Com'è andata questa iniziativa? Molto bene, ma già da ieri sera, ringrazio tantissimo i ragazzi sul Trek che veramente ci riempiono anche di orgoglio a noi a livello nazionale, perché in una terra come la Calabria, sempre dipinta come una terra difficile, invece trovare dei ragazzi che si impegnano per progetti di solidarietà in un campo come quello della disabilità, insomma, che è un campo molto molto importante, a noi ci riempie di orgoglio. Quindi è andata molto bene, ieri sera a Gioia Tauro la piazza era piena, ringrazio ovviamente anche le istituzioni che li hanno in qualche modo sostenuti, insomma. Però la forza che trovo in loro è straordinaria. Mi piace molto che è un gruppo eterogeneo e composto da tanti giovani. Questa è una bella speranza che ci fa appunto sperare molto anche per il futuro. E questa idea anche dell'acquisto della Jolette, che è un'attrezzatura per disabili che è stata inventata da un alpinista francese proprio per favorire, diciamo, portare i disabili in montagna anche su sentieri più difficili. Io mi auguro che possa diventare, partendo proprio dal Sud Trek, una realtà anche per la Calabria. Cioè, potrebbe accadere che, avendo anche altre ciolette a disposizione, si possono fare dei veri trekking sull'Aspromonte, sulla Sila e magari gestiti dalle nostre associazioni in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano appunto con i disabili. Quindi sicuramente è una giornata bellissima anche oggi. Con il Vescovo, insomma, che ha deciso di dare un'importanza qualificata a questo evento, credo che sia una cosa molto bella. Poi in un contesto paesaggistico straordinario, una faggeta meravigliosa, quindi siamo Io contenti. credo che questa iniziativa acquisterà nel tempo sempre più valore. Sì, anche perché sta aumentando l'attenzione sia al camminare. Noi infatti il 13 ottobre abbiamo la seconda edizione della giornata nazionale del camminare, si terrà in tutta Italia. Quest'anno ha avuto l'adesione anche del Presidente della Repubblica, ci è arrivata in questi giorni, di altre istituzioni come ministeri, e manderemo una circolare a tutte le scuole d'Italia attraverso il MIUR, proprio per dire anche ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti di diffondere la cultura del camminare proprio dalla città, proprio uscendo da casa, nel proprio quartiere, andando a scuola a piedi, perché oggi per fortuna anche nutrizionisti, medici, tutti dicono che camminare fa bene a livello psichico, a livello fisico. E oggi qui con noi, io ho camminato, è stata una cosa fantastica, con tante persone sofferenti della sclerosi multipla e ho trovato tanta coraggio, tanta voglia di andare avanti, e anche loro hanno ammesso che quando camminano, quando sono in contatto con la natura, si sentono meglio. Quindi veramente grazie, facciamo questo messaggio che essere uniti, stare insieme, camminare insieme nella natura si fa socializzazione, si respira aria pulita e soprattutto credo si fanno crescere i ragazzi in una dimensione anche culturalmente che va verso la legalità in modo automatico, al di là di quelle che possono essere schieramenti, ma proprio automaticamente cresce una cultura diversa del rapporto tra noi e quindi anche una maggiore legalità, insomma. Bene, per chi volesse seguire la Federtrek, dove lo può trovare? Beh, la Federtrek è qui in Calabria, chiaramente c'è la Sudtrek che ci rappresenta, però c'è il sito è www.federtrek.org e invece il sito della giornata del camminare è www.federtrek.org.
giornatadelcamminare.org, c'è un sito con uno spot bellissimo e lì si può andare a vedere sia per i comuni in tutta Italia ma anche per le associazioni o singoli cittadini che vogliono aderire, fare una propria iniziativa, vanno sul sito e si informano. Grazie a voi comunque per l'attenzione che date a queste iniziative. Grazie a voi per queste bellissime iniziative. Grazie di cuore. Perché valorizzare la montagna non è venire a pranzare, sporcare, lasciare poi la plastica, le bottiglie di birra, eccetera. Assolutamente sì, io provengo dal mondo dello scautismo e uno dei motti principali di Baden Powell è quello di lasciare il posto migliore di come si è trovato, quindi l'ho fatto come stile di vita e penso che sia importante che tutti gli altri lo facciano. Siamo con il vescovo della diocesi di Oppido Mamertina, Francesco Milito, anche lei oggi qui in questo bellissimo sentiero, in questa bellissima montagna. Anche io, perché l'organizzazione mi ha invitato a trascorrere questa giornata veramente bella insieme a quelli che per loro rappresentano quasi uno scopo di vita in questi anni. C'è i nostri amici, fratelli, che per motivi di salute non potrebbero fare un percorso che chi è sano può anche non fare, ma spesso desidera. E qui c'è un valore bellissimo, perché chi può, se si prende cura di chi non può, dice quanto amore, quanto affetto, quanta apertura di cuore ci sta. In un servizio semplicemente gratuito, da cui niente ci si attende se non di essere utili agli altri. Quando questo avviene in montagna, ci sentiamo un po' anche noi elevati spiritualmente, come ogni montagna richiama sempre, con le alture, con il fresco, oggi anche freddino, con il silenzio, con il mormorio del vento. Tutto ci dice che tra l'esperienza degli uomini che si mettono d'accordo quando si vogliono bene per fare cose belle e la presenza di Dio c'è un accordo veramente splendido. E oggi è una di queste giornate. Si sente un po' di tranquillità, una certa pace questo in montagna. Ed è così, perché la montagna di natura sua è il luogo del silenzio, anche se apparentemente così non è, perché il fruscio dei rami quando c'è un venticello, certe volte anche quando c'è la tempesta, sembrerebbe che la montagna venga disturbata, invece non è così, perché la montagna è proprio il luogo del silenzio, in quanto la natura in genere è incontaminata, nonostante tante cose possano andare in segno contrario. Ma poi è il tempio di Dio, perché qui la creazione, le cose belle, le piante, gli animali, e sono se si attende anche tanti fenomeni naturali, portano a riflessioni profonde, ma soprattutto danno una grande pace interiore. Questa di diversi sentieri è stata una bellissima iniziativa, e non soltanto perché ha portato molta gente qua su in montagna, ma soprattutto per la solidarietà e per la bellezza di vedere tutti questi ragazzi uniti. Lei ha ragione, qua sta il valore più bello. Il fatto, come dicevo poco fa, che ci siano persone che fanno quel che fanno per amore all'altro, e lo fanno prestando all'altro quella forza, quel tempo che l'altro per motivi oggettivi di salute non potrebbero fare. Quando c'è un'apertura di cuore così, quando dietro non c'è soltanto il singolo ma c'è stata un'organizzazione, un'associazione come in questo caso Sentieri Diversi, beh veramente diciamocelo, la nostra società, la nostra zona, la nostra piana ancora una volta ha tante di quelle risorse bellissime che ne fanno una zona, nonostante tutto, di eccezionale valore dal punto di vista umano, spirituale, sociale e anche culturale.